Non c'è un video in cui riesco a fare i capelli discreti per la registrazione, ma non importa. Questo contenuto può essere visto come video o sentito come podcast, unicamente come audio, quindi facciamo che ascolta unicamente l'audio per non vedere come sono i miei capelli. Ciao Drago, sono Etherion e ti do il benvenuto in questo nuovo video opinionista sul mio canale. Non si parla di Warframe o di qualunque altro gioco. Questo è uno di quei contenuti con il titolo in rosso, la barra in rosso, quindi è un vlog ed essenzialmente quello che andrò a fare è parlare, esattamente come nel video su Pio e Medeo, andrò a parlare di un argomento che mi interessa e mi preoccupa. O più semplicemente mi è stato suggerito dalla mia chat, dalla mia community su Discord nel canale apposito, andrò a parlare di un tema interessante. L'argomento che ho scelto quest'oggi per creare questo contenuto è molto più complesso. Questo per tirarmi sempre la zappa sui piedi, è molto più complesso rispetto alle parole proibite di Pio e Amedeo, no? Oggi andremo a parlare di DDL Zan, il decreto legge Zan, Alessandro Zan. Ci sono due motivi per cui ho scelto il DDL Zan come argomento di questo video, e ve li spiego molto velocemente. Il primo è che io provo un disgusto nei confronti di quelle masse o comunque di quelle persone che vanno ad accanirsi contro una minoranza, perché sono una minoranza. Magari che sono anche, non lo so, istigati da un partito politico o da una persona all'interno di un partito politico, questo non fa alcuna differenza. Disprezzo questo atteggiamento, non mi piace in nessun modo, in nessuna maniera, e quindi vorrei fare un po' di chiarezza sul DDL Zan perché online ne ho lette e viste di tutti i colori. Il secondo motivo è che tempo fa, sul sito Viola, che non posso nominare qui sul sito rosso, ma trovate il link sia a schermo adesso che in descrizione, un utente un giorno mi chiese: "Ma tu cosa ne pensi del DDL Zan?" E io, non volendo parlare troppo di politica sul sito Viola, gli dissi più o meno cosa ne pensavo. E anche lui lì aveva le idee un po' non troppo chiare, ok? Nel senso che più o meno sapeva qualcosa, però al mio non c'è una legge che punisca questi atti in maniera più specifica, lui mi rispose, come fa la maggior parte delle persone, ma in realtà la legge esiste già. No, non esiste già. E adesso ne parliamo, entriamo più nel merito, ma prima sigla velocemente e poi andiamo a vedere non tutti i punti del DDL Zan, ma quelli un pochino più controversi, e poi verso la fine vi darò la mia opinione in merito. DDL Zan, disegno di legge Zan. Tralasciando le prime due pagine che sono essenzialmente prefazione, l'iniziativa dei deputati Boldrini, Speranza, Zan, Annibali, Bersani, elenco di senatori, no? Si va poi nel vivo del decreto. Che cosa dovrebbe fare il DDL Zan? Qui dice: "Sono misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità." Questo è quello che in soldoni vuole fare il disegno di legge Zan, dove Zan sta per Alessandro Zan, è una persona, ok? Magari no, non lo sapevate, ci sta. L'articolo 1 non sono altro che le definizioni, per sesso si intende, per genere si intende, per orientamento sessuale si intende e per identità di genere si intende. Questo lo possiamo skippare, anche se il passo D per identità di genere ha triggerato, userò spesso questa parola, ha dato fastidio parecchie persone, specie di gruppi un pochino a destra in Italia. Li
li conoscete, ma comunque poi più tardi li nominerò. Quello che ci interessa principalmente in questo momento è l'articolo 2. Non è altro che un'integrazione alla preesistente legge Mancino del 25 giugno 1993. Non è altro che un atto legislativo la Repubblica Italiana che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan, aventi per scopo l'incitamento all'odio, l'incitamento alla violenza, la discriminazione, la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge punisce anche l'utilizzo di emblemi o simboli. Ora, passatemi quello che sto per dire. La legge Mancino c'è. Ma questo non ha impedito negli ultimi anni a determinate persone di inneggiare a cose accadute, quel ventennio buio in Italia durante la dittatura. E quindi la legge c'è, però insomma, quello che va a fare appunto il DDL Zan è quello di integrare una frase dopo una frase all'interno della legge Mancino, o più precisamente dove si parla di reclusione fino a con multa di per propaganda per idee fondate sulla superiorità o odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi, nazionali o religiosi, si andrà poi ad inserire la frase oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. Questo è quello che in soldoni vuole fare la legge, il decreto di legge Zan, questo disegno di legge. E ti ricordo, come dicevo prima, che appunto, nonostante ci sia la legge Mancino, ok? Alcune persone, determinati individui, comunque fanno quello che gli pare piace e non vengono puniti per questo. Io la chiamerei estrema libertà di pensiero, ok? Non è proprio così, ma facciamo finta che sia, ok? Facciamo finta di. E ti dico questo perché più avanti c'è un articolo del DDL Zan, anche quello estremamente discusso, estremamente, oh mio Dio, distruggerà questo e quell'altro, sul poter dire essenzialmente quel che vuoi, no? Perché molti che vanno contro questo disegno di legge dicono che se dovesse passare il disegno di legge Zan, non si potrà più dire nulla. Non potrò più continuare a dire che l'utero in affitto è una cosa brutta, che le famiglie tra omosessuali sono una cosa brutta. E no, non è vero niente di tutto questo, ma adesso andremo a vederlo più nello specifico. Articolo 4, te lo lascio qui, sempre da qualche parte. Pluralismo delle idee e libertà delle scelte. Prendo il mio solito libricino di appunti dove ho scritto una cosa simpaticissima. Ecco, esiste una fobia chiamata tetrafobia, è la paura del numero 4, ok? È una cosa che principalmente hanno i popoli asiatici, no? Specie in Giappone, il numero 4 negli ospedali è visto male perché può essere allo stesso suono di morte. Quindi c'è questa paura per il numero 4. Io sono convinto che chi vada contro il DDL Zan in Italia è tetrafobico, ha paura del numero 4, perché arrivati al quarto articolo del DDL Zan sono passati oltre e hanno visto direttamente l'articolo 5. L'articolo 4 non lo avrà letto nessuno, o quantomeno hanno fatto finta di leggerlo, perché lo hanno interpretato come diamine hanno voluto. Ve lo leggo. Ai fini della presente legge sono fatte salve la libertà di espressione, di convincimenti o d'opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee
A. Determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Cosa vuol dire? Finché è la tua opinione e la tua opinione non porta ad atti discriminatori o violenti, puoi dire quello che vuoi. Puoi dire quello che vuoi. Finché non fai del male a qualcuno, finché non porta a atti discriminatori verso le minoranze citate prima dal Didier Zan o violenti. Fine. Se sei contro i matrimoni fra omosessuali, se sei contro l'utero in affitto, se sei contro questo e quell'altro, lo puoi dire. Un altro articolo estremamente criticato è il numero 7, l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Il 17 maggio, che è già passato, passasse il Didier Zan, verrebbe ufficializzata come giornata nazionale della bla 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 bla. Ora, in occasione di questa giornata nazionale nelle scuole, con rispetto al piano triennale, all'offerta formativa, dovrebbero fare sensibilizzazione da questo punto di vista. Ora, alcuni parlamentari, alcuni senatori, sempre del gruppo felicissimo e gioiosissimo della Lega e di Fratelli d'Italia, hanno detto cose tipo che i ragazzi si vestirebbero da donne in questo modo, si metterebbero il rossetto e le donne si vestirebbero da maschiacci, qualunque cosa voglia dire questa cosa che ho appena detto. Io per sensibilizzazione immagino una discussione a tu per tu con gli studenti in cui si spiega cos'è l'orientamento sessuale, cos'è l'identità di genere, cioè si vanno a spiegare magari con botta e risposta di domande dagli studenti, però io vedo questa come più possibile sensibilizzazione nelle classi. Ma poi, anche fosse che a un certo punto dicono: ah, tu mettiti quella gonna, mettiti quello smalto, quel rossetto, tu invece, ragazza, hai già i jeans e hai già una maglietta, che ti facciamo mettere? Cosa indossano i maschi diverso dai ragazzi? È una questione, mi rendo conto, culturale, perché tipo in Scozia capita, cioè c'è il kilt, che alla fine è un gonnellino, è una gonna. Il parroco, quando sale sul pulpito, quando fa la celebrazione, comunque ha una gonna come abito. Chiamatelo come vi pare, ma quella è una gonna. E io non vedo la gente, oh mio Dio, coprire gli occhi ai bambini, cioè... Io non lo so, ve lo giuro. Una cosa poi molto interessante che ho trovato nel DDL Zan è anche l'articolo 10, ossia statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza. Praticamente viene detto che in un minimo, non era un massimo di 3 anni, bisogna fare delle statistiche nazionali per capire come sta andando il DDL Zan, se funziona come misura, se è inefficace, se è troppo dura, cioè ogni 3 anni massimo deve essere fatta questa raccolta statistica all'interno del paese per capire come stanno andando le cose. Questo lo trovo un articolo estremamente importante, perché non lascia la legge lì com'è, e questa fine, fra 3 anni dovesse passare alla fine del 2021, sarebbe anche una cosa interessante, magari fra 3 anni si vede che ha delle misure troppo dure, oppure non lo so, non è abbastanza efficace come legge, e si potrebbe pensare di integrare, di modificarla in qualche passo. Questo è molto molto importante. Ora abbiamo visto quelli che sono gli articoli un pochino più brutti secondo le destre italiane, e principalmente, appunto, dicevo, Lega, Fratelli d'Italia e qualche senatore, qualche parlamentare di Forza Italia. Però io ho sentito una quantità di notizie,
frasi, di mezze opinioni, di illazioni mosse a questo disegno di legge che ha del criminoso. Ha veramente del criminoso. Una delle obiezioni più grosse che viene mossa al DDL Zan è che c'è già una legge. Esiste un'aggravante detta per futili motivi, ok? E certe volte, ma non sempre, certe volte viene attuata, dipende poi dal giudice perché sta a lui attuare la legge. Certe volte in casi di reati ad atto di persone omosessuali viene utilizzata l'aggravante dei futili motivi, che è un'aggravante minore da quello comunque che ho potuto leggere e constatare in giro ed è comunque incorretta. Primo perché i futili motivi, già la parola futile vuol dire inutile, per motivi inutili. Che significa? Metti caso che io sto guidando, tampono un'altra auto per errore, mi scusi, non volevo, si compila il CUD e tutti a casa. Mettiamo caso invece che io sto guidando, davanti a me c'è un'auto che ha non lo so, un adesivo con scritto LOL non sai guidare, io me la prendo e tampono quell'auto, quello potrebbe essere considerato un futile motivo. Perché? Non c'era motivo di fare quella cosa, ok? È un motivo inutile, d'accordo? Ma prendersela con una persona perché omosessuale, che vorrei ricordare, magari non è chiaro, non è una scelta, ok? Non è una scelta, in quanto omosessuale, e quello non è un futile motivo, non è un motivo inutile. Quello è un odio ben preciso. Nella legge Mancino, all'interno, c'è anche per motivi religiosi. Ok? Vi ricordo che credere, professare in una determinata religione, in una fede, è una cosa che puoi scegliere. Tu puoi scegliere se appartenere o meno in base alla tua fede, ci mancherebbe altro. Ma è una scelta che fai. Chi è omosessuale, transessuale, bisessuale e mica lo sta scegliendo? Quindi la legge Mancino crea questa aggravante per questi motivi terribili di incitamento all'odio, di crimini d'odio, anche per motivi religiosi, giustamente, giustamente, anche per motivi religiosi, e dal mio punto di vista sarebbe giusto inserire anche, appunto, i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, senza dimenticare ovviamente anche la disabilità, che all'inizio non c'era nel DDL Zan, ne hanno discusso e hanno deciso che, essendo anche le persone portatrici di handicap discriminate ampiamente in questo paese, hanno giustamente deciso di aggiungere anche disabilità all'interno del DDL Zan, esattamente come è successo qualche giorno fa in quel parchetto a Roma, che meraviglia. Un'altra accusa pesante che viene mossa al DDL Zan è quella sul pluralismo delle idee, quindi sul io non posso più dire niente adesso. Tralasciando che abbiamo già letto l'articolo 4, quindi finché non si mettono a compimento atti discriminatori o violenti, è della tua opinione. Puoi dire quello che vuoi, ma inneggiare, non lo so, i tuoi elettori dicendo che la famiglia tradizionale è questa, tutte le altre sono abominio, questo è incitare l'odio verso le altre famiglie. Non è un'opinione, non lo è mai stata. Ma se vuoi continuare a dire che secondo te la famiglia è quella perché così ti è stato insegnato, così vuoi continuare a pensarla? Ma tu lo puoi fare. Puoi anche scendere in piazza a manifestare contro le altre famiglie, purché non vengano messi in atto atti discriminatori o violenti. Ma questo dovrebbe essere il modo civile di fare le cose.
Non dovrebbero mai essere messi a compimento atti discriminatori violenti. Non perché non c'è una legge e allora faccio quello che voglio. E adesso una piccola chicca. Sono passati 5 anni e un mese più o meno dall'approvazione delle unioni civili in Italia. E esattamente 6 anni fa, quando si stava discutendo la legge, poi, grazie a un particolare gruppo politico, la legge è stata leggermente smembrata, però è riuscita a passare in qualche modo, ok? Ora, esattamente 6 anni fa, quelli che andavano contro la legge sulle unioni civili dicevano le stesse cose che dicono oggi sul DDL Zan: non si potrà più dire niente, la famiglia tradizionale ne uscirà indebolita, il prossimo passo saranno i matrimoni tra omosessuali, quello dopo ancora saranno le adozioni, quello dopo ancora sarà l'utero in affitto. Sono passati 5 anni e non è successo nulla di tutto questo, tranne il fatto che queste persone erano ignoranti e sono rimaste ignoranti. Nel mondo, non sto parlando della Luna, di Marte, di Plutone, nel nostro pianeta, il nostro bellissimo pianeta azzurro, ci sono già stati che hanno permesso, che hanno legiferato per i matrimoni omosessuali, per leggi simili al DDL Zan, per le adozioni per coppie dello stesso sesso. E in questi paesi non si mangia per terra, non ci si lancia la cacca addosso come i macachi. Sono paesi civili. Sono democrazie funzionanti, chi più chi meno, ma sono democrazie funzionanti. La famiglia non è esplosa, la famiglia ne è uscita rafforzata. La famiglia tradizionale, esaltata da celeberrimi nomi come Salvini, che non ha mai avuto una famiglia tradizionale, la Meloni, che non ha mai avuto una famiglia tradizionale, o il sosa di Enzo Miccio, non hanno capito nulla. Perché questa loro famiglia tradizionale che continuano a nominare in continuazione, primo, non esiste quasi più in Italia, perché ormai anche nelle famiglie eterosessuali la moglie vuole lavorare, vuole la sua indipendenza, come è giusto che sia naturalmente, e questi ruoli di genere che l'uomo porta a casa i soldi, la donna resta a casa ad accudire i figli, non sono più così perché ci si evolve durante il tempo. E inoltre, nessun sociologo che si definisca tale vi dirà che la famiglia è composta da mamma, papà e figli, perché la famiglia è un luogo dove due o più individui vivono nella stessa abitazione e o sono sposati o hanno rapporti di parentela o di affinità. Fine. La famiglia è e dovrebbe essere un luogo dove si dà e si riceve amore incondizionato, indipendentemente dal sesso. Non inteso come atto, ma uomo, donna, cose di questo tipo, ok? E questa, ahimè, non è la mia opinione, ma è la realtà dei fatti. E per tutti coloro là fuori che dicono che l'omosessualità è un abominio, non esiste in natura, state guardando questo video o state ascoltando questo podcast da una cosa che è contro natura, perché non esiste in natura la webcam, il microfono, il computer, il vostro amatissimo telefono. Mentre, che vi piaccia o no, l'omosessualità esiste in natura. Per quanto non mi piaccia parlarne in questi termini, perché siamo esseri umani, tecnicamente dovremmo essere, tra virgolette, superiori agli animali, quindi è brutto paragonarci, no? Però nel mondo animale l'omosessualità esiste.
tranquillamente. Quindi io... Però dicono che è contro natura. Io non lo so. Parere sul DDL Zan. Secondo me è una buona legge. È un buon disegno di legge. È scritta molto comprensibile rispetto a tante altre leggi che ho visto in passato. Quindi io veramente non riesco a capire come si faccia a interpretarla male, perché è buon italiano, e potrebbe essere questo anche il problema perché qualcuno non riesce a capirne alcuni articoli. E ti dirò di più, secondo me è un buon inizio, ma non risolverà il problema. In questi giorni stanno arrivando all'orecchio di tutti, spero, credo, tantissime notizie di odio legato alla sessualità. Una coppia di ragazzi colpiti a Palermo perché si tenevano semplicemente la mano, e un'altra, la ragazza che è stata cacciata fuori di casa, un altro ragazzo ha subito la stessa cosa a Roma, la donna sul tetto che parlava con la compagna e poi il vicino si è messo a urlargli odio. Un altro vicino con una coppia di ragazzi che è sceso non nel garage, ma nel parcheggio e ha cominciato ad alzare le mani. Queste cose non stanno uscendo fuori adesso perché prima non c'erano, adesso si parla di DDL Zan e quindi stanno uscendo fuori tutte quante. No, prima non gli si dava moltissimo peso mediatico, anche e soprattutto perché, tranne nei casi gravi di aggressione, non si denunciava. Non si denunciava. E anche nel caso in cui si andava a denunciare questi fatti, il poliziotto, il carabiniere, visto che non c'è un aggravante di quel tipo, e lui mica è tenuto a scrivere "ha subito questa aggressione di tipo omofobo". Quindi, se giornali tipo Libero, se vogliamo definirlo come giornale, titolano cose come "non serve il DDL Zan perché ci sono 35 casi all'anno" e perché in primis non vengono denunciati, tralasciando che bastava andare dalle associazioni che si occupano di queste problematiche e non sono già più 35, sono molte di più, ma sono comunque inferiori al numero reale. E poi ovvio che quando e se, speriamo, questa legge dovesse passare, è ovvio che ci sarà una marea di persone che magari si appellerà al DDL Zan per insulti omofobi o quel che sia, ma poi starà il giudice, come al solito, si faranno le solite indagini e si andrà a vedere se effettivamente è un caso di omofobia o no, e quindi se applicare la legge a quel punto Mancino Zan. Però io sono convinto che una legge di questo tipo serva, perché proprio in quest'ultimo periodo le persone, date anche dal coraggio che sta dando tutta questa mobilitazione attorno al DDL Zan, sta denunciando, stanno mostrando con i telefonini quello che accade. E ragazzi, ogni giorno ne accade una. Ma non è perché adesso se ne sta parlando, accadeva anche prima, ma non se ne parlava. Se poi si fa tutta quanta questa disinformazione e si dice che non si potrà più dire niente, che la famiglia, quella a cui voi siete abituati, dove siete cresciuti, verrà distrutta, che poi non è vero, le persone si spaventano, ma è normale che qualcuno si spaventi. Se vai a dire "se questa legge passa, si passerà subito ai matrimoni e poi l'utero in affitto", e una persona non si mette, sbagliando, a leggere il disegno di legge e andare a parlare con altre persone, ad informarsi, questo purtroppo è un problema bello e buono italiano, che poi non ci si informa su quello che succede, ma purtroppo capita, quella persona sarà convinta che se passa questa legge, il mondo finisce. Il mondo finisce. Ora, perché dico che questa legge è utile ma non è abbastanza? Perché questa è una punizione.
Questa è una aggravante nel caso di atti o aggressioni volte a odio verso, perfetto. E va bene perché sono tanti casi, sono una minoranza e hanno bisogno, in quanto minoranza, di essere protetti. Esattamente come c'è un aggravante nel caso in cui c'è un reato e c'è all'interno di questo reato anche un minore, e c'è sempre un aggravante perché i minori vanno protetti in quanto più deboli, e c'è un aggravante anche nel caso di reato contro un anziano perché anche l'anziano è più debole, è giusto che ci sia un aggravante anche per reati legati all'omofobia, all'abilismo, perché sono soggetti in minoranza e più deboli, quindi hanno bisogno di questo. Ora, per favore, non mi scrivete nei commenti che ho detto che gli omosessuali sono deboli. Non era quello il senso. Avete capito? Vi prego, per favore. Però, quello che farà veramente cambiare la mentalità alla gente non è una pena maggiore, è la sensibilizzazione. Il punto che mi è piaciuto di più all'interno del DDL Zan è appunto il 7, se non ricordo male, quello sull'istituzione della giornata nazionale contro omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia. È il passo più importante, questo, secondo me, perché la pena maggiore ci vuole, anche come deterrente per le persone che magari vorrebbero appunto alzare le mani a comunità LGBT a caso, perché unicamente facente parte di comunità LGBT. Però è con la sensibilizzazione e istruendo queste persone che le cambi, non dandogli un anno di carcere. Ho detto una cosa a caso, ok? Senza contare che parlarle nelle scuole è la cosa migliore, perché un ragazzo che si sta formando emotivamente, mentalmente, quant'altro, apprende in tre modi quando è piccolo: dalla famiglia, dagli amici, dalla scuola, quindi insegnanti. Sono questi i riferimenti che ha, d'accordo? Se in famiglia ha una persona, entrambi i genitori magari, che sono omofobi, riceverà quello come insegnamento. Non è sicuro, non è detto, però magari riceverà quello come insegnamento. Se a scuola viene fatta più sensibilizzazione in tal senso, lui avrà da una parte genitori dicono questo, scuola dice questo, parliamone con gli amici, vediamo che dicono. Ah, ma quel mio amico è omosessuale. Però è mio amico. Non c'edo niente di male in questo. Cioè, questo è un caso magari specifico che sto facendo, d'accordo? Però è così che si cambiano le persone, è così che si cambia la mentalità. Non sto dicendo che l'adulto ormai è condannato per sempre, però è istruendo i bambini, i ragazzi, che poi non diventano persone di merda dopo, ok? Drago, io non so se sono riuscito in qualche modo a farti comprendere meglio il DDL Zan. Questa ovviamente è la mia opinione, tranne quando ho letto pezzi di articoli. Per la maggior parte questo contenuto, questo video, questo podcast è stata la mia opinione, quindi sei tu poi che devi capire, decidere cosa fare. Sta tutto a te, ovviamente. Io termino qui. Termino qui questo contenuto perché sono tipo 56 minuti che sto registrando a finestre chiuse. Non ce la faccio più, siamo a giugno, tra l'altro è il mese del Pride. Buon mese del Pride a tutti voi. Avrei dovuto dirlo forse inizio video, non so quante persone siano arrivate alla fine, ma spero che vi sia piaciuto tutto questo, quanto ho detto. Se non la pensate come me, scrivetemelo nei commenti, tenendo ovviamente i toni tranquilli, non esagerate naturalmente. Iscriviti e lascia un mi piace al video se ti piacciono i miei contenuti. Spero di rivederti alla prossima. Fammi sapere su Discord quale vorresti fosse il prossimo argomento di conversazione. Io sono Etherion e spero di rivederti alla prossima. Ciao Drago, vado in doccia. Addio.